pare. Loco mi pare che è come a Pompei, che uno la sa come i rovini che la sanno là. Loco a Pompei ci vivo e vitti i rovini che ci sono e le lasciano stare. E ci sono pure morti. Idi vogliono far diventare così. Andiamo di qua, con le parole che liberano. Che siamo privi di ieri, chissà, io verso Santa Maria di Chieti, un anziano che accusa assata. Allungare? Accusava allungare, se si sente, se non si sente. Lei un nega sta? Io qua da resta, io non posso camminare più. Capì? Che vuole che c'ha a dire io? Ormai per me, ho 85 anni, che vuole? Attenzione, come sei? Vi sentite indignati e maltrattati da 5 mesi? Il cartellone qui alle nostre spalle lo dice chiaramente. Avete deciso di promuovere oggi questa manifestazione, questa mattina incatenati qui proprio ai piedi del palazzo Lo Iacono Maraventano, delle sue macerie, di quel che resta. E questo pomeriggio avevate promosso un incontro con le istituzioni, ma nessuno è venuto ad incontrarvi. Come vi sentite in questo momento? Beh, io, guardi, io sto benissimo, se devo dire la verità. Mi sento bene e questo non è altro che la conferma a quello che ho sempre pensato, che nessuno più mi rappresenta in questa città. Non mi rappresenta quello che si chiama sindaco, nella fattispecie di Marco Zambuto, che oggi è venuto qui a vedere gli operai, quello che stavano facendo, e non ha sentito il dovere civico di avvicinarsi a noi indignati che eravamo incatenati. La cosa più grave è che queste istituzioni dimenticano che è da 152 giorni che noi siamo sfollati, siamo fuori dalla nostra casa. Questa è la cosa che è l'unico neo che mi porto, l'unica pecca è questo rammarico, cioè la mancanza di considerazione da parte delle istituzioni nei confronti di noi cittadini. Per me va bene. Io dico, stamattina eravamo semplicemente noi di AMC e non tutti, e qualcuno del Comitato del Centro Storico, più alcuni degli sfollati. Mi ha fatto molto piacere vedere soprattutto una persona molto avanti negli anni, un ultraottantenne, partecipare insieme a noi a questa, alla manifestazione di stamattina, si è voluto incatenare insieme a noi. Mi ha molto rammaricato invece l'assenza, la totale assenza di tutti gli abitanti, li chiamo io, di Facebook, no? Dove su Facebook scrivono di tutto e di più, però poi quando c'è di uscire dal web, di uscire e lasciare il PC a casa e andarci a mettere la propria faccia in prima persona, no, queste non ci sono. Quindi l'anticipazione del lavoro in pratica che ha fatto il Comune, secondo te ha influito? Certo, quella è stata secondo me un buttare fumo negli occhi, anche perché io vorrò vedere e attenzionerò ancora, va bene, la mia presenza sul proseguo di questi lavori, va bene? Perché oggi in una giornata, se no, si hanno rimosso una quarantina di pietre, pietra più, pietra meno, prima un furgoncino del comune, poi un mini camion, poi un camion ancora più grande. Ora, domani i lavori sono stati già fermati, dovranno riprendere lunedì, ma già qualcuno mi diceva non sappiamo ancora che cosa faremo, quindi questa io ritengo che sarà la storia infinita di Agrigento. Buonasera a tutti, siamo in tanti, no? A me dispiace constatare questo, gli abitanti del quartiere mi chiedo dove sono, ma come si può essere insensibili a un problema così grave? Il centro storico sta crollando tutto e gli abitanti se ne invischiano. Se ne invischiano gli abitanti... La realtà è che qua non sono presenti, e chiaramente se non sono presenti loro, come possono essere presenti le istituzioni? Le istituzioni se ne infischiano altamente, è giusto? Quindi ad iniziare, perché sto dicendo anche questo? Perché io vorrei ricordare un pochettino a tutti che questi signori, sindaco, soprintendente, prefetto, responsabile del genio civile, della protezione civile, sono stati invitati stasera a venire qua e a prendere parte a questo incontro. Nessuno si è presentato
Il sindaco aveva promesso ieri la sua presenza, ma ci ha fatto sapere stamattina tramite i giornali che non sarebbe venuto, perché il problema già era risolto. E in effetti noi, con la manifestazione di oggi annunciata circa una settimana fa, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Stamattina il sindaco si è fatto trovare qui sopra con un bobby cart, un furgoncino, e ha iniziato a rimuovere le macerie, ma chiaramente non poteva smentirsi questa amministrazione. È stata un'amministrazione sempre che ha improvvisato, e anche stamattina ha improvvisato. Ha improvvisato un cantiere, ha improvvisato la rimozione delle macerie senza un progetto, ha improvvisato tutto, tant'è vero che il cantiere di oggi era un cantiere abusivo. Io vorrei iniziare con una piccola cronostoria della situazione, da quando il Palazzo Loiacono è crollato, e poi far vedere il motivo perché questa amministrazione è falsa ed è bugiarda e che non ha mai mantenuto le sue promesse. Tant'è vero che ci sono state diverse date per la rimozione delle macerie che non sono state mantenute. Io vorrei dare la parola all'ingegnere Macchiarola, il quale farà questa breve cronostoria. Anche pronto? Sì? Non ho la voce stentoria. Allora, dicevo, Falcone, il giudice Falcone, nel suo libro Cose di Cosa Nostra, dice: c'è una mentalità mafiosa, una mafiosità di cui anch'io sono parte. Allora, la Quigliandina è quello che, se li incontri per strada, dici: Giulio è bellissimo, mi piace Giulio, finalmente ci vuole qualcuno che ci dice cose in faccia, però non partecipa, ha paura, perché purtroppo evidentemente per troppi anni sono stati abituati da piccoli uomini che dovevano amministrare la città e fare politica alla piccola vendetta, al fastidio. Se qualcuno ultimamente si ritrova con le multe nelle macchine in via Duomo, è perché così imparate. Ecco, siamo a quel livello lì, ve la faccio vedere io, perché io ho il potere e la gente ha paura del potere. Questa è una piccola riflessione. Allora, andiamo per ordine. Ricordate, 25 aprile, festa della liberazione, ma meglio ancora Pasquetta. Alle 5.40 crolla un intero palazzo. E come è crollato la notte di domenica l'Istituto Schifano, come sono crollati tutti gli edifici in centro storico, di notte quando è sicuro che non c'è nessuno. Io ho fatto delle ipotesi, crollano quando è sicuro che non c'è nessuno, così la magistratura non interviene. Qui è andata diversamente ed è intervenuta la magistratura, è arrivato il giudice Fornasier e ha ipotizzato il disastro colposo, per cui ha sequestrato l'area per dare modo ai consulenti che avrebbe nominato di esaminare se c'erano responsabilità e c'erano reati che prevedevano la presenza dei responsabili. Perché bisogna anche ricordare che il Palazzo Loiacono è stato tra i più fortunati, nel senso che mentre gli altri edifici, l'Istituto Schifano è di proprietà del Comune, il Comune non ha mai messo in sicurezza quell'edificio, poi ordina ai privati di farlo immediatamente in 10 giorni e li fa condannare, come la nostra amica Maria e non solo lei. Però il problema è che non ha mai fatto un intervento di messa in sicurezza sull'Istituto Schifano, e il quale è crollato ed era di proprietà del Comune, ma è crollato di notte. Torniamo al nostro caso. Il giorno 11 maggio giorno 11 maggio, dopo che i consulenti del giudice hanno finito la prima parte delle indagini, i pubblici ministeri dispongono il dissequestro temporaneo e parziale dell'area descritta in parte. Allora, che cosa prevedeva? Purtroppo il giudice, evidentemente preso, non lo so, fatti suoi, ha dato
ha posto dei quesiti ai consulenti dicendo: voglio sapere come si deve fare a togliere le macerie. E i consulenti, docente universitario, quindi che fa? Posso pensare a una soluzione più semplice? Hanno inventato una soluzione faraonica che prevedeva delle incastellature sulla via Santa Maria dei Greci, sulla salita Itri, eccetera, per mantenere in vita questi relitti. Questo è il passaggio, a mio avviso, nodale di tutta la vicenda. Il comune, a un certo punto, sollecitato anche da me, devo dire, fa un'altra cosa. Convoca una conferenza di servizi il 13 maggio, dove sono presenti genio civile, soprintendenza, eccetera, e in quell'occasione si individua una modalità diversa rispetto a quella che era stata proposta dai consulenti. Cosa legittima, attenzione, il consulente propone una soluzione e io, amministrazione, ti dico: guarda, se invece di così faccio così ti va bene, visto che il tuo obiettivo è quello di rimuovere le macerie. In sede di conferenza di servizio, ripeto, presente la soprintendenza, viene stabilito che era possibile sostituire l'intervento conservativo da parte dei consulenti, previsto dai consulenti, in un intervento demolitivo, cioè si demoliva quelle due pareti a bandiera che sono lì staccate. Questo avrebbe semplificato moltissimo la rimozione delle macerie e, guarda caso, sarebbe stato anche molto, ma molto più economico. L'ingegnere Principato, in data 6 giugno, presenta alla procura, il sindaco tramite l'ingegnere Principato, questa proposta demolitiva, e il 6 giugno, il 9 giugno, cioè 3 giorni dopo, con una rapidità veramente encomiabile, vengono autorizzati questi interventi. Cioè, concettualmente, che dice la procura? A me interessa che si tolgano le macerie, poi come vuoi farlo sono fatti tuoi. Anche perché quello che per questi tre mesi ci hanno detto: aspettiamo che il progetto venga approvato dalla procura. La procura non approva progetti, la procura cerca responsabili e individua reati. I progetti vengono approvati dal genio civile, dalla soprintendenza, ma non certo dalla procura. Ecco, questa è la prima presa in giro che abbiamo subito, nel senso che questo evocare continuamente il rispetto delle disposizioni della procura, tant'è che la procura li ha fregati, perché loro hanno presentato il progetto, ma prima ancora di dare un parere sul progetto la procura ha detto: io ho finito le indagini, l'avete dissequestrata, fate quello che volete. Non so se io volevo dire una cosa, quindi per capire meglio e far capire meglio la situazione, il 9 di giugno già potevano benissimo iniziare i lavori. Assolutamente, dal giorno 10 giugno potevano cominciare, intervenivano con la demolizione di quelle parti e poi avrebbero tolto le macerie e finiva lì, non c'era nessun problema. E non lo hanno fatto, hanno individuato questa procedura così complessa. Di volta in volta i tecnici chiedevano qualcosa. Stamattina qualcuno, un tecnico del comune, mi diceva, dirigente comunque, mi diceva che l'architetto Di Franco si è rimangiato quello che aveva affermato in sede di conferenza di servizio di maggio. Scusa, l'architetto Di Franco è il soprintendente? No, è l'architetto, è un funzionario della soprintendenza. Il soprintendente è l'architetto Mele. Però partecipa sempre lui a queste riunioni e lui, mi dicono, si è rimangiato e ha preteso la conservazione di questo relitto. Tanto a lui che gliene importa. L'importante, noi stiamo in mezzo alle situazioni pesanti, mica lui. E allora, dal 9 giugno al 13 agosto, qualcosa del genere, data in cui è stata fatta la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto, sono passati questi mesi per studiare, per analizzare il progetto. Il 22 agosto il sindaco convoca una conferenza di servizi con la soprintendenza, il genio civile, eccetera, per approvare il progetto. Poi afferma giustamente: a fine agosto cominciano i lavori. Questa è la situazione. Perché non sono cominciati? Perché le conferenze di servizio ad Agrigento servono a dire cose che poi uno si rimangia, tanto che me frega, nessuno gli ha detto niente. L'architetto Di Franco, se firma un verbale in cui si dice si può demolire, poi non può rimangiarsi
perché o sottoscrive che era ubriaco quel giorno quando ha partecipato alla conferenza di servizio, oppure non lo so, che sta prendendo in giro qualcuno. La conferenza di servizio del 22 agosto serve per dare un parere preliminare, dice l'ingegnere Buscaglia, assessore alla protezione civile. Serve soltanto per dare un parere preliminare, non per, quindi per fare quattro chiacchiere sostanzialmente, non è che si ragiona più di tanto. Tant'è che il progetto è stato approvato dal Genio Civile, dicono i giornali, ieri è stato approvato. Quindi le conferenze di servizio non servono a niente. Quando il sindaco dice adesso faccio una conferenza di servizio a proposito del depuratore, per esempio, mi viene da ridere. Cioè, fanno un'altra riunione, così chiacchierano un po' tra di loro, poi vanno a prendersi la pizza insieme, evidentemente risolvono il problema. Ecco perché i tempi si sono allungati. Poi arriviamo a oggi, anzi a ieri. Questi signori, questi amici di Agrigento Moderno Civile, hanno così la sensibilità di dire: ma questi poveri pazzi da soli che si lamentano, eccetera, diamogli una mano, e organizzano questa manifestazione, che non è la prima, era diciamo la terza della serie. No, infatti, e grazie a loro, grazie a questa iniziativa, che evidentemente ha avuto una eco significativa, il sindaco l'altro giorno è venuto qui con l'impresa e ha detto, l'ho visto, erano le 8:15, stavo partendo, e dico: sindaco, che fai? Quave pinzeri un dorme, mi ha fatto ridere. Disse: Marco, il pinzeri non l'avevo un anno, che 5 mesi che dormiamo, ma che facciamo, scherziamo? Quave pinzeri un dorme. Allora, ieri mattina a quanto pare ha mandato questo Bobcat con il coso per fare che cosa non l'ho capito, solo che stamani, io non c'ero, stamani sono entrato ieri sera, stamattina sentivo il capocantiere che diceva al direttore dei lavori: ma qui non siamo a norma, qui se viene l'ispettorato ci denuncia tutti quanti, giustamente, perché non è mica un cantiere in Italia deve seguire una certa procedura, una certa prassi. Com'è? Anche l'Agrigento, perché l'ispettorato, se qualcuno fa un lavoro arriva l'ispettorato, se è privato soprattutto, se è privato arriva l'ispettorato e sanziona, sanziona tranquillamente. Qui evidentemente non è venuto nessuno, l'ispettorato era distratto, era impegnato, però giustamente il capocantiere si è preoccupato, e allora gli è stato detto: non facciamo niente, prendiamo i massi del relitto e li portiamo al deposito. Ecco, questo è stato fatto. Ecco perché stamani non si è continuato, perché il cantiere, come diceva Carmelo giustamente, è un cantiere abusivo, non è nemmeno un cantiere, anche perché la gara è stata indetta per mercoledì prossimo, cioè manca ancora l'impresa che faccia i lavori. Quindi questi interventi qui non sono interventi né di messa in sicurezza né d'altro, perché compete poi all'impresa fare questi interventi, giusto per avere un'idea di quello che succede. In questi 2 giorni l'amministrazione ci ha preso in giro, voleva che non avvenisse nemmeno questo piccolo incontro fatto da persone civili quali siamo noi. Tutto qui. Non so se... Va bene così, ingegnere, è stato abbastanza... Grazie. Toto, cosa hai da aggiungere tu? Io posso semplicemente aggiungere tutta la nostra indignazione, cioè questo gruppo di cui io in questo momento mi trovo ad essere l'amministratore, ma che sono ben contento di avere insieme a me persone quali Sergio Restivo e Fabrizio Raso, oltre a tanti altri che non nomino, qua abbiamo anche Leonora Maddi, ma tanti altri che sarebbe troppo lungo poter nominare, ha come prerogativa quella di risvegliare la coscienza di noi agrigentini. E la domanda è: quale coscienza, signori miei? Io ho sentito fino a poc'anzi le parole dell'amico Benito Macchiarola e prima ancora quelle di Carmelo Terrasi in rappresentanza del Comitato del Centro Storico, che è l'altro gruppo organizzatore di questa manifestazione. Ma dove sta la coscienza di noi agrigentini se noi abbiamo votato questo sindaco? E questa amministrazione comunale tutta, soprattutto anche nella fattispecie del Consiglio comunale, noi li abbiamo votati. Quindi i veri colpevoli
cari amici, purtroppo e con grande rammarico vi devo dire, ce l'abbiamo noi, la gran parte di colpa ce l'abbiamo noi quando ci trinceriamo dietro queste maschere, queste false maschere, dove diciamo sempre: ma lassa perdere, ma futti dinni, ma che tu fa fare, ma sta dinna tua casa. Io abito a 50 metri in linea d'aria e ho una casa che è stata rimessa tutta a nuovo. Dormo sogni tranquilli, però come cittadino prima, ma soprattutto come amico in questo momento, non dormo sogni tranquilli, perché mi fa male il cuore quando so che il mio amico Angelo è fuori casa da 152 giorni. Quando so che Marino, che ha un figlio anche handicappato, è da 152 giorni fuori casa. Quando sento l'amico La Porta, che scendendo per via Bacche Bacche lo vedo uscire dall'albergo Bella Napoli, alla sua età, che è da 152 giorni che non può entrare a casa sua, mi piange il cuore vedere Rosario, il figlio dei miei amici, che da 152 giorni non può vedere i suoi giochini, la sua stanzetta. Io vorrei chiedere agli agrigentini, a quelli che oggi non sono qua, va bene, ma non provate vergogna? Non avete figli? Non avete coscienza? E allora io dico, lasciateci nella nostra indignazione. Oggi quella partecipazione che c'è stata è stata molto ma molto sentita. Avere al mio fianco una persona di 82 anni che è venuto appoggiandosi ad un bastone e mi ha chiesto fraternamente: mi posso incatenare insieme a te, Totò? A me, guardate, mi sono venute le lacrime agli occhi, avevo un nodo alla gola e ce l'ho ancora tuttora quando vedo un 82enne ancora a battagliare e i giovani d'Agrigento, guardate com'è piena questa piazza. Ma questo è quello che noi ci meritiamo, no? Noi agrigentini siamo questo, siamo quello dell'invidia, dell'arroganza, della maleducazione, dell'inciviltà, dove tutto ci è dovuto solo per ruffianesimo, per leccaculo, per aver fatto il leccaculo, cosa che io non ho mai fatto nella mia vita. Quel poco che ho lo devo solo, devo dire solo un grazie a Totò Arancio, che con le sue forze ce l'ha potuto fare. E mi reputo anche molto molto fortunato, e non so se questa fortuna ce l'avranno i nostri figli. Mi piange il cuore quando vedo dei bambini che giocano, che dovrebbero essere il nostro futuro, pensare a loro, pensare che un domani cresceranno e regalargli un futuro sereno in questa città. Invece che cosa gli stiamo dando a questi bambini? Gli diamo un degrado, gli diamo il degrado totale, e soprattutto gli diamo una massa di politici che non ci dovrebbe più rappresentare. Signore, io adesso lascio lo spazio a quello che sarà l'evento che seguirà questa nostra manifestazione e che è questa notte bianca degli sfollati. Grazie a tutti voi. Noi qua non abbiamo le istituzioni, nessuno ha accolto il nostro invito. Ma perché volevamo qua le istituzioni? E in particolar modo il signor sindaco, perché noi riteniamo che il principale responsabile di tutta questa situazione sia proprio lui. Noi nelle nostre riunioni abbiamo studiato alcune cose e avevamo delle domande da porre al sindaco. Una era questa: desideriamo sapere se esiste un piano articolato, dettagliato, concordato. Mi stanno comunicando che i massi che hanno rimosso poc'anzi si trovano abbandonati nei pressi del campo sportivo di Agrigento. Per puntualizzare la preziosità che avevano. Questo è per puntualizzare proprio la preziosità di questi massi. E allora ripeto questa domanda che noi volevamo porre al sindaco: desideriamo sapere se esiste un piano articolato, dettagliato, concordato con i referenti della sicurezza e delle istituzioni preposte alla pubblica incolumità, per eventualmente condividerla o contribuire a migliorarla con opportuni interventi. È giusto che gli abitanti del centro storico conoscano con precisione i dettagli delle operazioni che si intendono porre in essere per rimuovere, ristabilire la praticabilità dei luoghi, mettere in sicurezza la zona
e finalmente porre la parola fine a questa tragicommedia che è stata indecorosamente interpretata in vari modi da più personaggi istituzionali. Questa era la prima domanda che noi volevamo porre al sindaco. Chiaramente ci aspettavamo anche una risposta. La risposta quale poteva essere? Signori miei, noi abbiamo un piano operativo, noi dobbiamo fare questo, questo e quell'altro. Chiaramente il sindaco, non venendo qui, dimostra ancora una volta di non avere alcuna programmazione. Una seconda domanda che volevamo porre, tenuto conto che parlano di messa in sicurezza dei luoghi, come stanno facendo, ricordo, con la chiesa dell'Itria, da dove nasce l'esigenza di conservare relitti inutili come i resti del Palazzo Lo Iacono e quelli del Palazzo dell'Itria? E ancora un'altra domanda, ma quale prezzo si deve ancora spendere per mettere in sicurezza i resti del Palazzo Lo Iacono? Quali costi? Vi ricordo che circa 300.000 euro sono stati spesi per la messa in sicurezza di questo palazzo. 360.000. Quando? 360.000. Ecco, 360.000 euro. 300.000 costerà la rimozione delle macerie. 560.000 in toto finora. Vogliamo ricordare ancora una volta alle nostre, al sindaco in particolar modo, che noi abitanti del centro storico vorremmo più chiarezza, più correttezza, più lealtà e più confronto civile, quello che lui non è mai stato capace di dare. Benissimo signori, ora diamo spazio al momento di intrattenimento che ci sarà a decorrere dalle 8 in poi. Non me ne voglia Lillo Micichè, io la parola stasera non la do a nessuno che ha fatto politica fino ad ora, è un momento di festa, un momento di raccoglimento, di festa, di intrattenimento, chiamatelo come volete, semplicemente per attenzionare una situazione di gravità che si trova qua nel centro storico. Va bene? Signori, alle 7:30 inizierà questo intrattenimento. Se le persone che hanno aderito, già ve lo posso comunicare fin da ora, dovrebbero intervenire lì a Rocco, dovrebbe intervenire il gruppo musicale, si chiama Agora Zen, che farà musica folcloristica. Va bene, buona serata a tutti, grazie. Amore, perdonami, perché unendo divido anche il mondo a metà. Forse un angelo che si diverte così. Miele nel vino tu sei, piccola Venere. L'indifferenza ti fa altissima Venere.